Un carissimo saluto a tutti voi. Mi ha colpito questa foto che Bruno mi ha inviato. Mi ha dato lo spunto per una riflessione che voglio condividere con voi. Quella bambina, quel bambino che è in noi, seduta, seduto, sola, solo, di fronte alla porta di casa, con lo zainetto sulle spalle, in attesa che quella porta verde scuro, quasi nera e grande di fronte alla mia piccolezza si apra e possa uscire. Con il volto appoggiato alle braccia conserte, in pensiero, in attesa. Quella grande porta che è il virus, che mi tiene chiuso in casa, che non mi lascia incontrare la gente, che non mi lascia partecipare ai sacramenti. C'è una sofferenza grande, interiore. Attendo che quella porta si apra. E si apra bene. E l'incontro tra noi sia senza sospetto di essere possibili untori. In questi giorni stiamo sentendo come tante società di calcio, rappresentanti del variegato mondo del lavoro, chiedessero, e giustamente, con dei protocolli precisi, che la porta si possa aprire. Anche la CEI ha chiesto di aprire quella porta perché si potesse celebrare i sacramenti nelle chiese. Vi dico la verità che mi è un po' spiaciuto che si sia presentata di fronte allo Stato, di fronte al governo come società, società che ha il diritto della libertà di culto, però come società che ha le sue esigenze, quasi come tutte le altre società. Mi è piaciuto. Perché? Perché mi è venuto un po' in mente quello che, come molti di voi, da bambino fino al 1965, quando andavo a catechismo, e si studiava a catechismo, di fronte alla domanda: che cos'è la Chiesa? Risposta: la società dei perfetti cristiani. Società. Dopo, grazie a Dio, io dico grazie a Dio io, col concilio si è arrivati a dire che la Chiesa è il popolo di Dio, che è il corpo di Cristo. Ed è all'interno di un mondo, di uno stato, di stati. Allora, in questa situazione, io spero che i nostri vescovi, per poter aprire quella porta, si siedono con i responsabili del nostro Stato italiano, del governo, degli scienziati, di quelli che sono di fronte a questo virus, di cui io personalmente conosco ben poco, loro sanno, ecco che chi di dovere, i rappresentanti anche dei nostri vescovi, si siedano per vedere quale protocollo usare perché le nostre chiese possano accoglierci e nello stesso tempo sentire di rispettare norme, leggi che non mettono a repentaglio la salute di molti, e arrivino poi anche a dare troppo lavoro
medici, infermieri, a tutto un personale che ruota attorno a debellare questa malattia. Io prego proprio perché si vada a scoprire insieme come. E poi mi sono chiesto cosa può esserci in quello zainetto. Quando si aprirà la porta, io esco, incontrerò. Cosa ci può essere dentro nello zainetto? E lì ci metto la parola di Dio, il Vangelo, cioè la possibilità del leggere anche questo tempo in cui io sono chiuso in casa, che non posso partecipare ai sacramenti. Di vivere il sacramento della parola di Dio, del Vangelo, del credere che la parola che la Chiesa attraverso i suoi ministri dice su un pane, su un vino, questo è il corpo, di Gesù, questo è il sangue di Gesù, tanto poi, che il credente se ne ciba, io possa dire che quella stessa parola, sacramento, segno concreto di una presenza del Signore, è sacramento anche in un Vangelo che leggo, credendo che è il segno concreto di un Signore, di un Gesù che mi parla. All'interno della chiesa domestica, per cui anche in famiglia, in casa, chi si raduna attorno al Vangelo sente che sta vivendo la liturgia di presenza sacramentale del Signore attraverso la sua parola. E allora, con quella parola dentro lo zainetto, esco, incontro con gli altri in modo che quella parola mi ha fatto, mi fa parola. E l'incontro con l'uomo è testimonianza di Vangelo. E insieme ai credenti vado a ricevere quel Gesù, a mangiare quel Gesù nel segno del pane, che è lui per poter avere la forza di vivere con gli altri questa parola. Ecco, leggo un pochino così l'essere chiuso di fronte a quella porta che spero si apra presto, ma si apra proprio per vivere insieme il Signore che cominciamo a gustare dentro una chiesa domestica, dentro una chiesa che celebra il Signore presente nella sua parola, in modo da essere Vangelo, in modo da avere la possibilità di nutrirmi di Lui così che sia forte, capace di lavorare per Lui e di vivere. Dentro questa impossibilità per il momento di incontro e credendo invece proprio a questa possibilità di incontro tra di noi con la parola, con la preghiera, ho pensato e ne ho parlato con i componenti del consiglio pastorale attraverso i mezzi che oggi ci vengono dati. Era bellissimo perché è come in un quadro dove mettiamo tante foto e in tanti quadratini avevo di fronte i volti dei componenti del consiglio pastorale e ho proposto loro proprio perché non è possibile incontrarci per l'Eucaristia. Non è possibile andare nei rioni per vivere la preghiera come era tradizione e
questa tradizione ci tenevo proprio per anche l'incontro, in obbedienza anche alla lettera che il Papa ha scritto ai credenti di tutto il mondo, di vivere questo tempo pasquale fatto dal mese di maggio, di vivere la preghiera del rosario a livelli familiari. Ho pensato di viverla insieme proprio attraverso i mezzi che abbiamo, prima di tutto con la radio parrocchiale, l'apparecchio di chi ha vivere questo momento, un apparecchio che poi trasmette quello che avviene in chiesa, e ora con la possibilità anche di questi mezzi tecnici, attraverso proprio l'andare con la web, in internet, dentro il nostro sito www.comunitapastoraledimenaggio, il poter vivere un giorno alla settimana, il mercoledì, ogni mercoledì, partendo da mercoledì 6, mercoledì 13, mercoledì 20 e mercoledì 27 maggio alle ore 21, vivere insieme la preghiera del rosario. E ho pensato, all'interno di questo momento che stiamo vivendo, di entrare nel mistero di Dio che illumina il mistero dell'uomo. E l'idea un po' di fondo per l'animazione della nostra preghiera, che vivremo insieme, la trago proprio dall'inizio della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo del Concilio Vaticano II, che ha il titolo in latino perché così inizia sempre ogni documento, Gaudium et Spes. E vorrei che pregassimo tenendo come sfondo questa tematica. Così inizia il documento conciliare. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Allora ho pensato che nelle quattro serate, nei quattro mercoledì, prenderemo il mistero del Signore all'interno della gioia, della luce, della sofferenza, del dolore, della morte e della gloria, proprio il mistero del Signore all'interno del mistero nostro di uomini. E qui vi invito a vivere insieme, sarà anche online, però con questa consapevolezza che ci sarà questa unità tra di noi. Poi ricordo che domenica prossima alle ore 10 potremo seguire la Santa Messa che il nostro Vescovo celebrerà dal Santuario del Soccorso.
ricorrendo la 57esima giornata di preghiera per le vocazioni e avendo eletto questo santuario per la nostra diocesi di preghiera particolare. Il vescovo si recherà là, celebrerà la messa e noi potremo seguire l'Eucaristia in unione proprio con lui e in preghiera per le vocazioni, perché il Signore sia presente nella chiamata dell'uomo ad un servizio dell'uomo e della donna, quindi la vocazione matrimoniale, dell'amore all'interno di questa unione, del servizio dei sacramenti, del ministero sacerdotale, del servizio nel rendere evidente al mondo un dono totale di consacrazione all'interno della vita. Quindi la preghiera per le varie vocazioni, per i vari servizi che ci possono essere all'interno dell'umanità, perché l'umanità esprima quell'umanità che è venuta dal disegno del Padre iniziale, che è l'umanità figlia e secondo un progetto di amore. Ecco, vi auguro così di vivere questo tempo, ripeto, anche di sofferenza e di attesa, seduti, però gioiosi, perché quella porta si aprirà e potremo vedere ancora la luce dei nostri volti, dei nostri cuori e sentire la bellezza dello scambio di augurio, di saluto e soprattutto di cuore interiore.